doveva essere la svolta, l'ammodernamento che avrebbe aiutato Trenord a entrare in una nuova era. È stato il precipizio, lo sprofondo totale, treni fermi senza macchinista, ritardi e soppressioni. E il tutto è proseguito anche stamane con la promessa di Biesuz di risolvere tutto caduta nel vuoto. Il guasto al sistema informatizzato che gestisce i turni del personale, andato in tilt all'esordio, resta lì, implacabile, immobile nonostante i tentativi dei tecnici di capirci qualcosa. A pagare i pendolari, appiedati, arrabbiati, arresi. Tosi, responsabile del settore trasporti per il PD, aveva chiesto la testa di Biesuz, poi è successo quello che sappiamo. La CGL Biesuz l'ha visto stamane. Trenord si è assunta la responsabilità dei disagi creati all'utenza e ai lavoratori. Fino alle 10 di stamattina erano 60 i treni soppressi nelle prime ore della giornata. Una situazione grave che è andata complicandosi con il passare delle ore. Di errore in errore il sistema si è ritrovato in panne e 3 giorni sono andati via. L'azienda ha assicurato il massimo supporto ai tecnici che stanno cercando di risolvere il problema, ora il sindacato aspetta i fatti. Intanto sottolinea la disponibilità dei lavoratori in questo momento difficile. Non c'è stato un boicottaggio da parte di chi si trovava già in una situazione di disagio, ma buona parte dei lavoratori si è data disponibile a dare una mano, insomma, perché si è resa conto che i primi a pagare questo prezzo sono i cittadini. Quanto accaduto a Biesuz poi rischia di pesare e non poco su un'azienda che sta vivendo una svolta epocale e che si ritrova decapitata. La Filt CGL chiede che si intervenga subito senza stravolgere nulla ma garantendo una leadership a Trenord. Non avere l'amministratore delegato, il manager più importante dell'impresa, è un problema. Vorremmo che la politica facesse attenzione prima di fare scelte avventate. L'azienda ha un presidente del consiglio di amministrazione che è il dottor Soprano. Sarebbe necessario, secondo noi, che venga immediatamente a Milano e gestire questa fase complicata.